talmente alto il livello che anche la capacità nella preparazione atletica che si fa in tantissimi modi, che quando si porta dei pugili a combattere veramente si fa la differenza. Abbiamo una bellissima adesso intro spettacolare con un percussionista bravissimo che serve a scaldare gli animi prima che si inizi a fare il match. Insieme allo spettacolo, al pubblico piace questo, tanti colore, tanta energia, tanta adrenalina, tanta guerra, tanti bei match ovviamente coreografati e spettentati anche da intrattenimenti. Vi ricordiamo sempre che siamo a Ring Mania a Pero, organizzatore Pero Milano, Ring Mania KA Fighters League, la numero uno, qua con Alessandro Piavani. Promoter della serata è Stefano Trulese e Alessandro Piavani. Siamo in due che stiamo portando avanti questo progetto da 5 anni. Questa è la quinta edizione, veramente siamo entusiasti per veramente l'affluenza di pubblico e per i match spettacolari. Il pubblico è sempre più numeroso nei galà che si organizzano, soprattutto quando noi in casa nostra in Italia. All'estero hanno già preso il loro largo. Siamo nati meno di un anno fa e siamo già comunque in Romania, in Svizzera, in Sudafrica, in Senegal precisamente, siamo in Bulgaria e siamo in 9 regioni italiane in 8 mesi di lavoro, quindi stiamo veramente evolvendo in modo impressionante, e questa è garanzia. Siamo contentissimi che la fiducia venga riposta nel nostro operato, perché evidentemente ci stiamo provando e ci stiamo provando anche bene, perché il responso c'è. Ricordiamo anche che la federazione è stata non tanto tempo fa chiamata anche allo stadio di Monte Carlo di fronte alla casa reale Principe di Monaco, con il grande organizzatore Claude Pichot e tantissime vite anche in Corsica, quindi con atleti di calibratura internazionale molto importanti, e prossimamente avremo altri inviti ad affrontare i nostri amici transalpini con dei galà sicuramente molto vincenti. Infatti appunto stiamo crescendo veramente a dismisura, adesso abbiamo anche una bella coreografia seguita dal percussionista insieme ai ragazzi e le ragazze della ginnastica dinamica militare, che in questo caso sono in veste di modelli, ma la realtà è che sono, parla dei fisici, dei preparatori atletici che da quest'anno sono facenti parte della WKA e hanno la loro metodologia di allenamento che verrà applicata anche ai fighters e agli sport a combattimento. Ultima disciplina ritrovata anche per la preparazione dei nostri atleti, perché ricordiamo che un atleta deve essere sempre più completo, oltre la tattica deve avere la potenza, l'elasticità e soprattutto la precisione nel poter portare i colpi a segno, e quindi con una ginnastica così varia e così completa sicuramente arrivano a un livello molto alto. Vediamo una fase del riscaldamento della ginnastica militare e poi subito dopo passeremo ai grandi match di Ring Mania. Marco Costaguta intanto vi manda un saluto marziale, aspettando il primo match pro della serata. Ricordiamo il match clou, il titolo europeo di Muay Thai, sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti. Sette match ad alto livello, tra poco sul quadrato.
del palazzetto dello sport di Pero. Allora, caro Alessandro, qualche nozione sul match clou che tu prima anticipavi del titolo europeo, tu che di Muay Thai, dei due atleti? Intanto ricordiamo un po' così le loro caratteristiche e che cosa ne pensi appunto dei due contender. Allora, sono due ragazzi veramente bravi. Allora, Fares Fernando, mio atleta, viene da una serie interminabile di vittorie, a 35 match, ha vinto quasi tutto, ha appena vinto un titolo italiano professionisti 5 Librea, ha tirato a campione d'Italia in Svizzera in un match importantissimo, facendo in una categoria maggiore oltretutto un match da paura, e gli si dà questo punto in time più del fatto che è appunto già campione italiano. L'avversario Mushin è veramente un altro ragazzo, anche lui è quotato, che viene anche lui da una serie grandissima di match vinti, quindi sarà un match veramente duro, ma molto duro, perché sono due ragazzi estremamente preparati e quindi se la giocheranno sul filo della gioia. Un pronostico, come fanno i bookmakers in America, quanto dai i due contendenti, a quanto li dai? Mi stai chiedendo una cosa alla quale non voglio rispondere per scaramanzia, in quanto un Fares è un mio allievo, dimostrerà al ring chi è preparato meglio, chi è più tecnico, chi deve vincere. E allora, tra poco ne vedremo delle belle. Intanto si sta preparando il ring. Allora adesso, con un record di 26 contendenti su 36 risultati, con un titolo italiano di 5.015, per il team Gladius di San Mariano d'Asti, del maestro Gabriel Santoro, passiamo al quarto combattimento. Della serata. Disciplina. Disciplina Alessandro, quarto combattimento. Non ho capito. Siamo al quarto combattimento, disciplina. Ah, perdonami, allora Giuseppe Bongiovanni contro Davide Saini, due signori professionisti negli 81 kg, K1 Rules, tre riprese da 3 minuti. Sentiamo lo speaker che si annuncia. Il team Kick and Punch di Milano, del maestro Luca Gigliotti, Davide Saini. Se fossero stati così, se fossero stati così. Ci vedi? No, io credo che sono capace di cambiare in quanto luci di piano. Davide Saini! Categoria 81 kg per quanto concerne la disciplina del K1 Pro, K1 Full Rule, quindi massimo una ginocchiata al tronco o al viso. Chiaramente si può boxare e tirare di calcio, che se tutto omologato è perfetto per iniziare il combattimento. Allora Alessandro, categoria 81 kg,
E dopo a chi lo dopo? Andavano tutti anche prima. Ma lei finito, sì, ma se arrivato non andava l'ultimo. L'ultimo no? Ecco, adesso si è mostrati anche. Capito? Provati ieri, ma poi farete passo. Capito? Non due cani, non i cani. Non metti per il freddo. Vai, Davide! Vai, prendine uno che c'è dentro, vai per la mia. Prendi quelli da 400 watt. È partita la prima ripresa. Questi hanno 3 anni, 4, non puoi portare giù anche poi. Calci medi e bassi. Molto veloci, molto potenti, lo kick interno coscia, subito dopo sotto con i pugni, fase sempre di studio, due tetti sono molto concentrati, lo kick sulla gamba anteriore con un low kick molto potente, subito ribatte con lo kick in linea bassa portato dal medio con la gamba sinistra. E subito sotto con colpi molto precisi. Sentiamo anche il rumore dei colpi molto forti. Abbiamo cambiato categoria. 80 kg, 81 kg, quindi i colpi si fanno sentire sempre di più. Provato la serie al corpo, seguito subito da middle kick. E subito chiudere in fase pugilistica. Sicuro che sono i viperiti. Vediamo Bon Giovanni che è un fighters 79-800 al peso, Saini 79 kg, a categoria meno 81, K1 Rus, 3 riprese da 3 minuti. Dicevamo il livello che è salito. Bellissimo calcio, sono girato, colpi, sì, adesso siamo nella fase clou della serata. Il match, il titolo nazionale è già stato fatto, adesso siamo a un prestige fight, bellissima middle kick, high kick, parata da Saini, ma una potenza indescrivibile. E poi passeremo al titolo nazionale, titolo europeo di Muay Thai Full Rules. Comunque qua i colpi sono molto potenti, sono 81 kg ragazzi, quindi gente preparata. Molto puliti. Il modo di combattere anche diverso, sono signori professionisti, quindi scambi tecnici e di potenza. Siamo in classe A, quindi pro. Bellissimo low kick interno coscia. E subito seguito da middle kick con la gamba anteriore. Portato molto preciso, non si risparmia di certo, caro Alessandro, e ora proviamo con la ginocchiata e subito high kick. Vediamo proprio in modo più sale il livello, più vediamo degli scambi veramente di potenza e tecnici, quindi studiati proprio al millimetro nel momento in cui le tecniche fanno. Gran fair play da finisce parte la dei due presa. Pigli dei pugni si scambiano quanto a fine della prima ripresa. Ecco, tengo a sottolineare che al di là di quello che si possa dire, la violenza non rientra nel nostro mondo. Noi combattiamo su un ring con delle regole ben precise che rispettiamo e giù alla fine del suono della campana siamo tutti amici. Hai detto bene Alessandro, è una guerra sportiva, non è violenza. La violenza non è certamente in una palestra. Non è certamente su di un ring. Ma specialmente non è negli sport da ring, in quanto noi insegniamo uno sport violento, ma che insegna veramente dedizione e sacrificio. E quindi è veramente difficile trovare un pugile, un fighter, che sia un facinoroso, che non abbia la testa di capire che la violenza non va usata in nessun campo. Soprattutto si impara e si insegna il rispetto per l'avversario e per la vita di tutti i giorni, chiaramente, Alessandro. Chiaro, nella vita di tutti i giorni, hai detto bene. Inizia la seconda ripresa. Come hai visto il primo round? Come l'hai visto Alessandro? È molto, molto combattuto, colpi potentissimi, adesso si sono studiati in gergo, hanno preso le misure tutte e tutti stanno cercando di portare non il colpo risolutore, ma sono combinazioni veramente stupende. Guardate questi due ragazzi, 81 kg e quindi sì. Credetemi, il primo che sbaglia o che ha la guardia bassa o che viene pizzicato, sicuramente ha visto la potenza dei due colpi.
potrebbe pagare le conseguenze. Oltremodo in questa categoria vediamo oltre la potenza, la velocità. Sì, perché... per essere 81 kg qui c'è la massima espressione di potenza e di velocità. Ecco, l'anno prossimo avremo le selezioni di rimeni appunto nella categoria 81 kg, nella categoria 71 e per le Muay Thai nel 65 e nel 63 e per il femminile nel meno 55. Quindi le qualificazioni sono aperte e da gennaio partiremo con le fasi di, appunto, di qualificazioni di quarti di finale e semifinale per arrivare poi ai finalisti che disputeranno Rimenia 2018. Alla seconda ripresa non saprei, ti dico, giudicare il match a questo punto perché è stato molto equilibrato fino a questo momento, colpo su colpo, non si stanno di certo risparmiando, sempre sotto, colpi sia coi pugni che coi calci molto precisi, molto veloci e non stanno molando un secondo, non si stanno risparmiando. A mio avviso fino a questo momento molto equilibrato. Prova il destro d'incontro, non è andato a segno. Finora chi preferisci, Alessandro, dei due atleti? Sono due compatibili come modo di combattere, combattono prevalentemente più o meno allo stesso modo e le combinazioni sono un po' più di pugilato da parte di Saini, che comunque è un ex Thai, mi ricordo quando combatteva arrivando alla Muay Thai era molto statico, si è evoluto tantissimo ed è diventato veramente un signor pugile. Bon Giovanni è nasce K1, quindi è già delle combinazioni che sono già le solite con la metodologia di combattere già appunto da K1. Oh, tentativo di calcio girato, un spinning side kick, sì, bravissimo Saini che non ha colpito l'avversario che era girato di schiena. Oh, no, è soltanto uno sbilanciamento, ha provato una sforbiciata e è stato anticipato su una colpo, su una spazzata, è stato finisce la seconda ripresa. Sempre un bel far play fra i ragazzi, veramente sono entusiasta a vedere questi ragazzi e il comportamento di queste persone che si stanno dimostrando veramente degli ottimi atleti, molto bravi, soprattutto di un livello superiore. Man mano che ci stiamo avvicinando al titolo europeo, prossimo match abbiamo il titolo europeo di Muay Thai Full Rules e a seguire il titolo di K1 tra due storici, 300 match in due tra Pugioni Marco e Guarino Davide. Quindi ancora due match alla fine della serata. Titolo di Muay Thai Full Rules e titolo nazionale di K1 Rules, due titoli di ultimi due match. Qui a Ring Mania, a Pero a Milano. E siamo pronti per la terza ripresa. Ricordiamo categoria 81 kg, K1 Full Rule. E ora vediamo chi si aggiudicherà la terza e ultima ripresa. Finora molto combattuto e molto intenso come combattimento. Se non il migliore, Alessandro, finora. Sì, sì, è uno dei match disputato. Più belli. È uno dei match più belli della serata perché appunto. Oh, bellissimo gancio destro. Oh, mamma che high kick, stupende. La terza ripresa, questo decreterà il vincitore, perché i primi due li vedo sostanzialmente. In parità, adesso qua si è messo in difensiva con Giovanni, ma anche una tattica perché ragazzo veramente che alla quale piace e alla piale scambiare e fare il match in gergo, la paura dei colpi e... Oh, bellissimo un gran bello, bellissimo festival di ancora braccia di e di gambe largo. Non mollano un secondo i due contendenti, sempre alla grande, sempre avanti. Oh,
scambio durissimo di box. Bisogna stare molto attenti a non prendere dei colpi precisi. Eccolo qua, infatti, destro assestato molto preciso alla punta del mento e viene contato. L'arbitro decide di farli proseguire. Altro destro messo a segno, sinistro, ma altro destraccio e il match è terminato. Ha preso troppi colpi precisi alla testa, quindi l'arbitro blocca il combattimento. Peccato, perché stava vedendo un match molto bello, poteva arrivare alla fine sicuramente, ma purtroppo in questo sport succede di tutto anche fino all'ultimo secondo. E tra poco il verdetto ufficiale. Ci avviciniamo al penultimo match della serata qui a Ringmania. Altri due titoli importanti per quanto concerne la VK Fighters League. Il ring è quello di Pero Milano. Questa è Ringmania, organizzazione Alessandro Piavani e Stefano Trolesi. Sei sempre sotto, eh? Complimenti e bravo, eh? Continua così, non ci mollare mai, eh? Vince questo incontro di game one per KO a 2 minuti e 1 secondo del terzo round. Anche se poi non è l'ultimo ma è il penultimo, perché l'ultimo lasciamo spazio ai master, abbiamo Mouchin che combatterà contro Farez per un campionato europeo di Muay Thai Full Rules VKA Fighters League. Come dicevo al buon Marco, io adesso corro all'angolo e mi sposto perché non riuscirei a spiccherare, perché Farez è un mio atleta e quindi poi mi lascio prendere. Non vorrei che in televisione sentiste delle madonne in bergamasco. Marco, il match è tutto tuo. Molto bene, grazie Alessandro. E ora siamo arrivati, come dicevamo, al penultimo e il più importante match della serata di Ringmania, che è il titolo europeo di Muay Thai. Ricordiamo sempre
la federazione, le associazioni VK Fighters League. E intanto sul quadrato il primo atleta Moenjin. Angolo rosso per lui e poi all'angolo blu il suo sfidante Farez con il maestro Alessandro Piavani. Con un titolo italiano VKA 2017 per il team Combat Sport Promotion di Romano di Lombardia, dai maestri Magretta, Parez e Giovanni, Fernando Fernando Parez. Quindi la categoria meno 64 kg, come dicevamo prima, titolo europeo VKA tra Moenjin e Farez. Ricordiamo l'atleta Farez del maestro Alessandro Piavani e tra poco sarà battaglia. 5 riprese da 3 minuti. Prima dell'inizio del combattimento i due contendenti si concentrano con la Ramuai, la danza propiziatoria, per cercare di prendere l'energia, la concentrazione prima della battaglia. Ben 5 le riprese da 3 minuti, molto intense, perché rispetto al K1, come dicevamo prima, possiamo portare anche colpi di gomito, colpi di ginocchio con il clinch prolungato. Thank you.
siamo pronti per la prima ripresa. Atleti al centro, sfida tra Fares e Mojandin, 5 riprese da 3 minuti. Inizia la prima ripresa. Fase di studio. Atleti in clinch. Normalmente nella Muay Thai si inizia sempre molto lentamente con i primi colpi di assaggio per poi iniziare ad aumentare il ritmo, iniziare a portare colpi sempre più carichi, sempre più potenti. Mongi ha tentato un colpo medio alla figura, andata a vuoto. Fares prova di pugno. Ancora fasi molto lenti. Un destro portato alla figura molto precisa. Prova di a due mani per quanto concerne la box. Ricordiamo che appunto i colpi di pugno non fanno punteggio sul cartellino, tranne chiaramente mettere a KO l'avversario. Tecniche di calcio, colpi di ginocchio, colpi di gomito fanno molto punti. Speedy back fist parato da Boanjin. Fino a questo punto combattimento molto equilibrato, con Fares sempre in attacco con le tecniche pugilistiche, mentre Boanjin replica con i colpi di calcio. Calcio frontale, tip e poi subito chiudono in fase di clinch. Finora non ci sono stati colpi molto precisi o comunque significativi e termina la prima ripresa della sfida europea VK Fighters League. Fidiamo abbastanza presto perché 12 e mezza è finita. Io ho detto 11 e mezza, visto che non ci ho sbagliato. Ci sono io qua, vai. Inizia la seconda ripresa della sfida europea tra Mojin e Fares del maestro Alessandro Piavani. È la seconda ripresa. Categoria dei 64 kg. Thank you.
fase di scambio, praticamente tutto in clinch, cercano di portare i colpi ravvicinati con le ginocchia per levare il fiato all'avversario colpendo il costolato. Diretto sinistro di Fares, sinistro e destro portati però sui guanti, parati da atleta marocchino, ginocchiata precisa portata al tronco però incassata molto bene, e poi si riprende a combattere. Montante al fegato subito dallo kick destro preciso, attacco di Mojin di braccia però non molto efficace. Provato Mojin a colpire con il gomito, finora azioni molto significative con i colpi di gomito ce ne sono state ben poche. Stanno boxando molto in linea i due contendenti. Finora tecniche molto pulite, si stanno rispettando. E finisce la seconda ripresa. Inizia la terza ripresa, colpo linea bassa involontario. Bellissimo sbilanciamento da parte di Fares. High kick di Mojin Din. E sbilanciamento da parte dell'atleta marocchino. Match fino a questo punto molto equilibrato, e
prova il diretto destro Fares, non trova il bersaglio, finisce con un high kick. Mojin prova con i colpi di gomito, come potete vedere i due atleti portano le gomitiere per così cercare di non dare troppo danno all'avversario. Bella ginocchiata di Mojin in questa azione, pugno in rotazione da parte di Fares, andato parzialmente a segno. Della terza ripresa. Ricordiamo ancora un match a fine della serata di Ringmania. Finiremo con un altro titolo nazionale, master però questa volta, tra il nostro Garini per il titolo dei master, sezione master di K1. E inizia la penultima e quarta ripresa del titolo europeo di Muay Thai VKP Fighters League. Calcio medio, gamba avanzata di Mojin. Combattimento molto tattico, molto tecnico. Fino a questo punto non ci sono stati colpi da KO. Thank you.
sempre in clinch i due contendenti. Prova di Fares di 1-2, controbatte Muangin con tecniche di clinch e di colpi di ginocchio. Combattimento fino a questo punto molto combattuto, ma molto equilibrato. Non ci sono state finora tecniche devastanti da poter mettere in difficoltà tutti e due gli atleti. Ancora un round per aggiudicarsi questo titolo europeo e poi passeremo all'ultimo combattimento di Rig Mania con un titolo nazionale Master Pro. Poi i secondi. Appendi al centro. Quinta e ultima impresa. Siamo qui nella quinta e ultima ripresa. Mojin tenda una ginocchiata al tronco. Fares cerca di controbattere con i colpi in linea di box, seguito subito da un low kick gamba posteriore. L'arbitro cerca di farli lavorare più intensamente per quanto concerne le serie di pugni di calcio. Categoria dei 64 kg. Colpo di gomito di Muangin, portato parzialmente a segno. Colpo a vuoto di Fares, gancio sinistro a vuoto. Segue subito su un low kick con la gamba posteriore, calcio linea bassa. Colpi si possono portare sia con il collo del piede che con la pianta, sia con la tibia chiaramente. Colpo di gomito d'incontro con il braccio avanzato di Muangin col braccio sinistro. Fase sempre di clinch. Finora nessuno dei due atleti è stato in difficoltà. Colpi precisi. Per quanto concerne poi la potenza dei colpi, fino a questo punto sono stati molto simili. Non c'è stata una differenza eclatante tra i due, quindi il match è ancora in piedi. E poi, come dicevo prima, ci porteremo a sull'ultimo combattimento della serata, titolo master, quindi over 40. Tra due campioni di sport da combattimento. E finisce il combattimento, quinta e ultima ripresa. Allora non ti viene in mente niente.
tra pochi, pochi secondi il verdetto tra Morgin e Fares. Vedremo chi diventerà quindi campione europeo di Muay Thai classe A. Siamo pronti al verdetto per quanto concerne appunto il titolo europeo di Muay Thai, chilogrammi 64. Vince quindi il titolo europeo di Muay Thai l'atleta Morgin Man, combattimento molto molto equilibrato, e quindi un applauso a tutti e due gli atleti. Ma l'atleta uscente e quindi campione europeo è l'atleta di origine marocchina Morgin, su rinqua di Ringmania a Pero, Milano. Questi sono due signori che meritano il supporto di tutto il palazzetto. Mi serve una gentilezza con la cintura per il titolo nazionale. Allora, ultimo match della serata a Ringmania, chilogrammi 71, ultima sfida nazionale per quanto riguarda i Master Pro VK Fighters League, Marco Puggioni contro Davide Guarino. Sfida molto aspettata. Yeah.
combattimento sulla distanza delle tre riprese a 2 minuti. Ah, scusate, sulla distanza delle 5 riprese per 2 minuti. Presentato l'avversario di Davide Guarino, Marco Puggioni. Categoria 71 kg. Per 2 questo di match Puggioni Marco da Roma contro Davide Guarino di Milano, match clou della serata, titolo master di K1 Rules. 5 riprese da 2 minuti, sì, è un rematch. Hanno combattuto alla Riva del Garda, la stessa data che hai fatto il Fight Games a Genova, sì. E in quel caso ha vinto Puggioni ai punti con un match equilibrato molto duro in K1 Rules. Stessa disciplina questa sera, e con un rematch sicuramente che sarà agguerrito, perché conosco 2 pugili, con Marco Puggioni ci ho combattuto 6 mesi fa e con Davide Guarino l'ho aiutato nella preparazione con lo sparring nelle ultime 3 settimane, ci ho fatto 20 riprese di sparring, quindi la differenza è Davide è più pugile, rientra di low kick, Puggioni è più estroverso, calci spettacolari, alti, calci ad ascia e vinca il migliore. Sono 2 signori che hanno 300 match in 2, quindi sono solo da rispettare, e vedrete alla faccia dei ragazzini le caratteristiche tecniche e fisiche dei due master. Prima ripresa dalle 5 con titolo master in palio. K1 Rules. Molto ballerino Marco, usa tanto ciclare in avanti, il peccato sciolto, quindi lo usa bene. Il guerino deve entrare, picchiare sopra e chiudere i lochi, sopra e chiudere i lochi. Non deve aspettare prima, vedi, entra e esce, è uno. E c'è sempre quella gamba. C'è sempre quella gamba. Puggioni l'attacco, subito risposta di. Di Guarino. Ecco, adesso sono fasi di studio, le prime riprese, sono 2 atleti espertissimi, ragazzi, quindi non ci saranno, vedete che trovano la misura, cercano, trovano la misura, si fermano, si rimettono in linea, proprio sono pugili molto esperti, ripeto, combattono da 30 anni oramai, quindi gancio sinistro vuoto, gancio destro vuoto, sempre Puggioni. Di Puggioni si stanno rispettando, prima ripresa, tecniche sempre. Di studio, la prima ripresa molto sarà molto di studio, si trovano le misure, cominceranno a lavorare high sicuramente kick. Dalla seconda, terza in poi, adesso sono proprio fase di studio, comunque sono forti, pizzicato di destro da Darius, colpo anche accusato da Puggioni, perché l'ha pizzicato bene al mento, ma ha già recuperato, integrissimo Puggioni, e già ricominciato a macinare le sue tecniche, più preciso forse finora di Guarino pugilisticamente più preciso, Puggioni più estroverso, arriva più
atleta che arriva dal punto. Lo kick sulla gamba anteriore, insiste allora, sempre. Messe bene, perché sono colpi che arrivano e poi veramente rovinano la mobilità, non subito ma nell'arco di qualche minuto bloccano l'articolazione. Fusioni ha fatto molto full contact, quindi nel full non si possono capire articolazioni basse. Bravo. E quindi molto mobile negli spostamenti. Tecniche diverse, più pugilistico e K1 classico, il buon Davide Guarino, più full contattista con un approccio di K1 per quanto riguarda Fugioni. Opterei un pareggio con preferenza Guarino personalmente alla prima ripresa, perché tutto il colpo è pizzicato che è il gancio largo destro che gli ha messo, che ha accusato Fugioni. Comunque sostanzialmente sono lì. Ricordiamo che gli atleti hanno più di 40 anni, quindi iniziamo già ad avere un po' il calo un po' fisico, non psicologico sicuramente, atleti formati psicologicamente, ma comunque molto integri e che stanno facendo della loro esperienza, della loro capacità un match straordinario. Ma soprattutto salire sempre sul quadrato è già una vittoria. Sicuramente. Mi calcio tantissimo. High kick. Oh, bello rientrato. Sono sempre di figlio. Ginocchio. Prova Pugioni la serie a due mani. Però sbilanciamento, spazzata interna da parte di Guarino, sì. L'ha messo fuori linea. Non è molto preciso. Bello il destro che non è diretto arrivato destro. Al bersaglio, ecco. Io sono convinto che qui il primo che sbaglia paga, nel senso che hanno tutti e due il colpo del KO. Destro e medio. Sempre molto attenti a non sbagliare nessuno dei due. Gancio sinistro, bersaglio, colpo non accusato, accusato parzialmente da... Sinistra low kick. Fino a questo momento avanti, molto combattuto, ma vedo di misura avanti ancora Davide, che anche se sta lavorando molto bene Pugioni, mette i colpi più puliti, più potenti, ecco, più accusati, ecco, sì. Questo è il termine esatto. Sì. Tentativo di gancio largo. Però sono colpi molto larghi che, se Davide riesce a infilare i colpi dritti, riesce a entrare nella guardia. Sì. Sicuramente. Montante al fegato. Poteva seguire anche un medio, girato, uno spinning side kick, bellissimo, ma non preciso. Fugioni cerca sempre di attaccare. Bellissima seconda ripresa, ritmi da ragazzino e tecniche veramente sopraffine da sì. Master. Fino ad ora hanno tirato delle tecniche molto pulite, non hanno sbracciato così. Sono master, è un'esperienza veramente trentennale, possiamo dire, quindi è anche difficile trovare dei master che smanano via. E stanno comunque sia dando vita a un buon spettacolo in chiusura di questo bellissimo galà, molto sentito, molto faticoso anche, no? Per quanto riguarda l'organizzazione, perché è molto difficile organizzare il tutto, ci vogliono mesi di preparazione. Sì, sì, un gala non solo serale, di giorno 70 match, figuratevi pre-card con 9 match, gala serale con 7 match, con 3 titoli, credetemi, non vi sto neanche a spiegare cosa vuol dire organizzare una situazione del genere, però riuscitissima l'organizzazione, siamo alla quinta edizione e sempre in crescendo. Inizia la terza ripresa appunto tra Davide Guarino e Marco Pugioni, sempre molto attenti a non sbagliare le tecniche. Prova il montante sinistro, purtroppo a vuoto, lo kick sulla gamba anteriore, ma Pugioni molto sembra... concentrati, Pugioni cerca la misura, molto più mobile, ma
adora le tecniche più precise, diciamo, sono da parte di Davide, anche se è stato pizzicato da un bel calcio girato e di bellissima. Adesso sta cominciando a macinare colpi anche Pungione adesso. Quindi Davide deve tirare fuori la grinta che ha e tenere i ritmi più alti, perché si aspetta la mobilità di Pungione potrebbe fare quella che è una differenza in virtù delle tante tecniche tirate e avversario. Vedo concentrati comunque sia ambedue, non ci stanno molando un secondo, giustamente come dicevi tu, a un ritmo da ragazzini, scambia le mani, nessuno dei due cede, un po' la fatica ora si sta facendo sentire, ma giustamente sono state già tra riprese molto intense senza mai fermarsi. Hanno due caratteri veramente esagerati. Pugioni è un guerriero, non molla niente anche se prende il colpo, e Guarino uguale. Sono due scambi, due persone che scambiano e sanno cos'è il pugilato, sanno cos'è la K1 e lavorano veramente in modo incredibile. Guardate che scambi, ragazzi, non ho parole, hanno solo da insegnare ai tanti ragazzini. Sì, hai ben detto, Alessandro, non ci stanno mollando, incontro molto intenso. Saranno decisive le ultime due. Sì, qua chi ha più fiato che resiste è quello che emergerà. Bravo. Questa ultima ripresa io do sostanzialmente pari, perché hanno lavorato bene. Hanno mostrato tutti e due molto carattere. Da ambedue le parti non hanno fatto un passo indietro e stanno dimostrando veramente di avere carattere per affrontare un titolo così importante nazionale, UKFA Fighters League. Ricordiamo, Master, categoria 71 kg. Yes. E organizzazione, chiaramente è inutile ridirlo nuovamente, ma il nostro Alessandro Cavani con Stefano Trulesi, e parliamo sempre della UKFA Fighters League. UKFA, che si sta facendo sempre più largo sia a livello nazionale che internazionale. Sì, ne vedremo delle belle, caro. Sì, siamo agli inizi, abbiamo solo da crescere e di far crescere i nostri ragazzi, che è importante dare l'attività e darle in modo serio e coscienzioso. Ricordiamo anche poi il prossimo appuntamento che sarà subito dopo questo, il 18 di novembre a Genova, a palazzetto di Largo Filoi di Genova, il Fight Games, appunto prima tappa nazionale, è anche UKFA per quanto riguarda la Coppa Italia. L'organizzatore è Marco Costaguta, qua di fianco a me, la WAPSAC, la federazione patrocinante dell'organizzazione. Probabilmente passerà anche, perché la messa in onda del programma magari sarà dopo, perché non so la data, però ugualmente si ricorda. Bellissimo, belli scambi, ragazzi, mamma, ragazzi. Scambi veramente pesanti, non si stanno risparmiando. Destro, gancio sinistro, low kick, si vuole subito sulla gamba, ginocchiata. Ma sono sempre sotto. Ci fanno 5 riprese così di fuga dopo che ho organizzato a Brescia. Una di quelle volte lì, ho vinto 9 punti, ma non fa per caso, è che io stanchissimo. Bello, mamma mia. Stanno scambiando dei colpi pesanti a due mani, non si stanno veramente risparmiando. Io non ho parole per è il match più combattuto della serata, ragazzi, ed è giusto che è stato il match clou, quindi della serata. Solo con l'esperienza che hanno sapevo che avrebbero fatto uno spettacolo da paura. Quindi cosa dire a questo punto qua, che quindi anche i vecchietti no? Possono dire a loro, sì, no? Possono insegnare. So qualcosa al 53. Bravo Alessandro, giusto, ma soprattutto insegnano alle nuove leve, ai nuovi ragazzi che stanno venendo su, anche perché non è l'età che fa, veramente è il cuore, la testa, bravo, la voglia che hai di fare, ma soprattutto l'amore verso lo sport che tu per questo sport fai. Che è uno sport veramente di sacrificio, ma se hai amore e hai passione sopperisci l'età, sopperisci la stanchezza, sopperisci tante situazioni. E ricordiamo anche una cosa, che lo facciamo per passione. È passione, ragazzi, per passione. Sì, è passione. Andiamo a lavorare. Bellissimo. E ci arriviamo. Benissimo questo quarto round, ragazzi, impressionante. E ora arriveremo alla quinta e ultima ripresa.
Sono molto curiosa, Alessandro, chi vincerà. A me è quella che decreterà questo... il titolo è questa, perché do personalmente due riprese pari per uno, due riprese vinte per uno, però niente, personalmente non sono un arbitro e non sono in giudizio, quindi in modo informale, seduto al tavolo della con la televisione, personalmente do in questo momento un match pari fino alla quarta ripresa. La quinta decreterà il vincitore, ma ripeto, la mia personalissima congettura. Ma guarda, anche per me, devo essere sincero, dopo tanti anni che ho militato in queste discipline, posso dire la stessa cosa. Quindi chi si giudicherà la quinta e ultima ripresa vincerà questo campionato nazionale Master, categoria 71 kg. Davide, tutto, perché questa è la ripresa, eh. Davide, tutto! Mamma mia, che me! 90 anni in dubbi! Combattimento. Vi darò un giudizio, vi daranno gli arbitri, sì. Spettacolare. Molto spettacolare, intensissimo. Vedremo chi si aggiudicherà questo ultimo combattimento, campionato nazionale Master nei chilogrammi 71 tra Marco Puggioni e Davide Guarino. Ringmania, Pero Milano. Siamo quasi pronti al verdetto, ancora pochi secondi per l'ufficializzazione del titolo italiano Master. Allora, il verdetto, dicevo, per questo titolo nazionale K1 Master è... parità con preferenza dall'angolo blu, Marco. Vince quindi il titolo italiano Master categoria 71 kg Marco Puggioni per preferenza. Questo è tutto da Ringmania, da Marco Costaguta e Alessandro Piavani. Ciao, alla prossima.
giudizio dei giudici appunto e dagli arbitri è l'angolo rosso Davide Flash Guarino. Ringrazio il maestro Pevani per avermi dato l'ennesima opportunità di combattere. A questa età purtroppo diventa sempre più difficile per ovvie ragioni. Ringrazio Davide per la sua estrema correttezza e professionalità. Ci tengo a dire che se prima eravamo amici e Davide, ora lo siamo più di prima. Perché, sì, è chiaro, perché noi negli sport violenti, giusto, no? Noi facciamo sport per... non ci teniamo a queste cose, no? Come avete visto, quindi ci tenevo a dire questo. E poi grazie a tutti voi, perché comunque vi aspettavo una bella serata, ma non così bella. Grazie a tutti.